Nuova veste per la stazione ecologica di Verucchio. La nuova stazione ecologica realizzata da ERA sul territorio riminese ha aperto ufficialmente i battenti oggi, sabato 13 ottobre alle ore 12, alla presenza di autorità, dirigenti ERA e studenti dalle scuole. La stazione ecologica è stata realizzata con un investimento di circa 285.000 euro e si estende su 3.500 metri quadri di proprietà del comune di Verucchio. Direttore, le infrastrutture realizzate da ERA si arricchiscono con una nuova stazione ecologica. In effetti è una nuova infrastruttura importante, è la 14ª per quanto riguarda le stazioni ecologiche. Ed è importante per un anno pieno di iniziative infrastrutturali. Pensiamo che quest'anno è stato inaugurato anche a Raibano di Coriano, è stato inaugurato il nuovo impianto di selezione del rifiuto secco, in particolare per quanto riguarda le plastiche. Ed è in corso di realizzazione un impianto chiamato di biodigestione delle biomasse, che produrrà energia elettrica, ma anche materiale per l'agricoltura. Insomma, davvero un anno importante per l'ambiente a Rimini. Da quando sarà operativa questa nuova stazione ecologica? Questa stazione ecologica da martedì della settimana prossima è già operativa ed ha il grande vantaggio di essere disponibile per tutti i cittadini della provincia. Le stazioni ecologiche non sono comunali, non sono locali e quindi un cittadino può accedere come meglio gli capita, avendo magari anche più abitazioni, quello che è più comodo lo può raggiungere, una delle 14 che c'è sul territorio. Quest'anno ERA festeggia anche 10 anni dall'inizio della sua attività. Quali sono gli obiettivi per il futuro? Intanto se guardiamo a questi 10 anni, anche a Rimini sono state fatte delle cose molto importanti. Sempre ragionando sull'ambiente, io non sottovaluterei un nuovo termovalorizzatore con una sola linea moderna, con meno impatto ambientale e con la capacità di risolvere i problemi del recupero, dello smaltimento e della produzione di energia senza aver bisogno della discarica. Noi siamo il primo territorio della regione che non ha assolutamente bisogno della discarica. Quindi la raccolta differenziata è aumentata fino al 60%. In 10 anni abbiamo visto davvero un cambiamento enorme, insomma. Se pensiamo poi a tutti gli investimenti realizzati in questi 10 anni, teniamo presente che noi abbiamo investito più di 100 milioni di euro per quanto riguarda l'acquedotto, il servizio idrico integrato, solo da parte di ERA, senza considerare che nella tariffa ci sono anche gli investimenti che realizza Romagna Acque. E poi abbiamo realizzato tutti questi impianti per quanto riguarda l'ambiente. Insomma, io credo che in 10 anni si possa dire che sul territorio è cambiato molto ed è cambiato in meglio. Assessore, la provincia di Rimini si arricchisce con una nuova stazione ecologica oggi? Sì, una stazione ecologica che rientra nei progetti del piano di azione ambientale 2008-2010, che non è stato facile realizzare, ma che oggi si offre alla provincia intera e alla cittadinanza di Verucchio nella sua grande modernità e innovazione. Grazie alla realizzazione di questa stazione ecologica, numerose frazioni di rifiuto potranno essere intercettate e potranno essere con buona qualità reimmesse sul mercato per essere riutilizzate, riciclate e quindi intervenire in questa maniera positiva e virtuosa a tutela dell'ambiente. La provincia conferma il suo impegno per comunicare l'importanza della raccolta differenziata.
Assolutamente sì, crediamo che sia un messaggio da diffondere in tutte le occasioni e in tutte le sedi necessarie ed opportune. Oggi siamo stati anche molto lieti di avere delle scolaresche, perché sappiamo che sui ragazzi bisogna lavorare e bisogna intervenire in maniera tempestiva. I risultati ottenuti nell'intera provincia di Rimini sono positivi, hanno superato il 60% nel 2011 e anche per il 2012 abbiamo prospettive di successo in questo senso. Risultati positivi però che non ci devono far sentire arrivati, ma ci devono dare lo stimolo di migliorare ancora. Cioè, abbiamo visto, abbiamo capito che questi numeri, queste percentuali si possono raggiungere e le vogliamo superare. Vice Sindaco, l'importanza di questa stazione ecologica per il Comune di Verucchio. Il Comune di Verucchio per questa stazione ecologica è importantissima, premesso che il vecchio centro ambiente, che con la data odierna viene collocato in pensione, fu il primo realizzato qui nella provincia di Rimini, ma purtroppo dopo 20 anni quella convivenza non era più possibile col magazzino comunale. Quindi la nuova stazione va a rispondere a tutte le esigenze di conferimento dei rifiuti differenziati con un bacino di utenza anche molto vasto che va oltre il Comune di Verucchio e quindi dà una risposta a tutte queste esigenze. E quindi si è dato in questi termini con questa superficie, fra l'altro che prevede anche all'interno un giardino didattico per le scolaresche, dà risposte in vari settori, sia nella raccolta differenziata sia nel rapporto con le scuole per far crescere una generazione di ragazzini che ne vedono nella raccolta del rifiuto differenziato anche uno stile di vita diverso e dei valori diversi. Il fatto che oggi avete voluto coinvolgere anche i bambini dalle scuole conferma l'impegno del Comune di Verucchio per promuovere la raccolta differenziata. Di fatto la raccolta differenziata avviene un po' in tutti gli ambienti, partendo dalla scuola, dai parchi pubblici e anche in collaborazione con le varie attività economiche abbiamo posizionato in diversi luoghi cestini per una raccolta differenziata e quindi di fatto ormai sul territorio ci stiamo muovendo per raggiungere quegli obiettivi ambiziosi che sono anche quelli, attualmente siamo al 65%, di superare anche il 70%. Sappiamo che oltre una certa soglia l'85% non si può andare, però noi stiamo lavorando in tutti i settori a 360 gradi per raggiungere questo obiettivo. Assessore, parliamo di questo regolamento incentivante. Sì, oggi è un giorno molto importante perché oltre ad inaugurare il nuovo centro ambiente che diventerà la nuova struttura a cui potranno conferire i rifiuti differenziabili e non tutti i cittadini del Comune di Verucchio, è un giorno importante anche per il fatto che nell'ultimo Consiglio Comunale abbiamo votato la reintroduzione del nuovo regolamento incentivante per chi conferisce i materiali al centro ambiente. È un regolamento incentivante che premierà tutti quei cittadini virtuosi che porteranno i rifiuti al centro ambiente e la logica di questo regolamento si basa sul fatto che il rifiuto che dal punto di vista dell'impatto ambientale avrebbe creato grossi problemi avrà un coefficiente moltiplicativo maggiore. Per esempio, una cosa che è molto importante, che oggi diciamo si fa poca attenzione, è il recupero dell'olio esausto, diciamo olio di frittura in primis, perché ricordiamo che un litro di olio versato in conduttura inquina circa 10.000 litri d'acqua nel sottofalda, per cui portandolo al centro ambiente avrà il coefficiente moltiplicativo massimo per poi stilare la graduatoria a fine anno dei cittadini più virtuosi che riceveranno o una scontistica o un premio basato sulla la viabilità sostenibile, quindi le biciclette in primis.